essere la partita del riscatto della Ternana, due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime quattro gare. Per poco invece il Catanzaro non conquistava i primi due punti esterni, se Pochesci in fase di recupero non ci avesse messo la testa. Un pareggio 2-2 che va stretto alla Ternana per le occasioni create e mancate, e al Catanzaro che si è visto sfuggire la vittoria per aver rinunciato a giocare e fare barriera davanti alla porta difesa d'Anieri. La Ternana, presentatasi a Liberati con in carbone al posto di Cardaio e con Benetti con la maglia numero 8, è andata subito in vantaggio, ma poi non è riuscita ad arrotondare il bottino, tanto da disunirsi e permettere al Catanzaro di pareggiare prima e raddoppiare poi allo scadere del primo tempo. Nella ripresa i rossoverdi hanno sempre attaccato, costringendo gli avversari a difendersi. Anche contro il Catanzaro la Ternana ha evidenziato quelle carenze emerse nelle sconfitte di Siena e Palermo. Ma oggi forse la Ternana era più consapevole di fare il risultato e non ha smesso, soprattutto nel secondo tempo, di cercare la via del gol. La Ternana parte subito veloce, al secondo minuto è già in vantaggio con Incarbona che sfrutta un allungo di Roselli. Al nono Ciucci esce su Gentilini, al decimo Benetti colpisce il palo, la palla a Roselli che al momento del tiro scivola. Continua la pressione dei padroni di casa con Borrello, Roselli e Cossella, ma al 31esimo per l'atterramento di Gentilini da parte di De Ruggero, l'arbitro concede un calcio di punizione al Catanzaro e il tiro di Coppola, l'ex di turno, finisce alle spalle del portiere Ciucci. La Ternana non riesce ad organizzarsi e si affida ai singoli, un tiro di Forte finisce sulla traversa. Al 45esimo il Catanzaro va in vantaggio nuovamente con Coppola, che devia in rete un cross di Criniti. Nella ripresa Orazzi lascia negli spogliatoi Cozzella mettendo dentro Battigello. La Ternana è più aggressiva, determinata, mentre il Catanzaro cerca di difendere il risultato. È bravo Nieri a parare prima un colpo di testa di Rosselli e a deviare poi il tiro di Incarbona. Altra occasione per la Ternana con Borrello che tira addosso al portiere. L'unica azione del Catanzaro è di Criniti, ma Ciucci anticipa. Al 40esimo De Vincenzo nega il pareggio salvando sulla linea. La Ternana è tutta in avanti e Savio salva in angolo, protesta dei rossoverdi per un presunto fallo di mano. Siamo in fase di recupero, la Ternana pareggia su questo calcio d'angolo, Forte mette al centro e Pochesci devia in rete. Penso che questa squadra alla fine meritava ben più un altro che 2-2, penso che alla fine forse meritava una vittoria schiacciante su questa squadra, soltanto che era un periodo che andava veramente male. E ci siamo un po' addormentati, forse cullati su un punteggio che avevamo acquisito sull'1-0 e onestamente forse si è creata una tensione che non si deve creare. Però la cosa importante è che il secondo tempo questa squadra ha reagito e dopotutto, se parliamo di calcio, questa squadra ha fatto 3 pali, 1 traversa, 10.000 occasioni create davanti alla porta con la palla in quella maniera, con tutte le parate del portiere del Catanzaro. Purtroppo che bisogna fare? Ma è stata una partita che mi ha divertito molto, dove nel primo tempo c'è stato il Catanzaro che ha giocato meglio e ha meritato il vantaggio, mentre nel secondo tempo l'orgoglio della Ternana è venuto fuori, anche se non ci sono state delle occasioni limpide da gol, però con la forza di volontà e la voglia di riuscire a raddrizzare il risultato c'è riuscita, magari nel momento meno pensabile, diciamo, perché ormai la partita era finita, però fa merito alla Ternana che non ha mai desistito.